morning, everyone. Buongiorno a tutti. I wanted to start this morning with a story. Volevo iniziare stamattina con una storia. Because there's always this dilemma about law and codes of ethics, and then the other hand, the inner realization of God. Perché si presenta sempre questo dilemma delle leggi, dei codici di comportamento etico, e poi dall'altra parte la realizzazione interiore di Dio. So those in the community know this story, but those guests and maybe you at home have never heard this. Quelli che vivono in comunità conoscono la storia, ma magari gli ospiti nuovi, chi ci segue a casa, non l'avranno mai sentita. In the beginning, when Ananda was forming, Swami Kriyananda was trying to guide, especially the early pioneers, to be careful about rules and regulations in respect to the creation of the community. Durante gli anni iniziali di Ananda, quando si stava ancora costruendo, diciamo in fase di costruzione, Kriyananda guidava i suoi collaboratori ad essere sempre molto prudenti nell'applicare delle regole, stabilire delle regole. So the community felt, okay, just the minimum of rules. We don't want drugs and we don't want alcohol because, of course, we're dedicated to developing higher states of consciousness. E quindi eravamo tutti d'accordo su pochissime regole. Per esempio, non vogliamo l'alcol, non vogliamo la droga, semplicemente perché con lo yoga ci dedichiamo ad arrivare a degli stati di coscienza superiore. And for their environment, they said, and we don't want dogs. E per quanto riguarda lo spazio stesso, diciamo, preferiamo non vogliamo avere cani. And that was simply because the deer run freely on the land at the Ananda village, and the dogs would always run in packs and run or attack or chase the deer away. Per il semplice motivo che sulla proprietà c'erano tanti cervi che erano in stato completamente libero, e i cani spesso si raggruppavano per correrli dietro e cacciarli via. So, Swami, we only have three rules: no drugs, no alcohol, no dogs. Quindi andammo da Swami, gli dicemmo: Swami, abbiamo solo tre regole: niente droga, niente alcol e niente cani. Swami said, be careful. E lui ancora disse, siate prudenti, attenzione. And almost immediately after, a wonderful lady arrives who is blind and she needs to use a seeing eye dog. Poco tempo dopo arrivò una meravigliosa signora che era però non vedente, aveva bisogno di un cane conducente, di assistenza. So what Swami has always taught is that the law should reflect or should transcend to love, just like this reading said this morning. E quindi Swami insegnava sempre che la legge deve essere trascesa con amore, esattamente come dice anche la lettura di oggi. So obviously the right thing to do was to make an exception to the rule, because certainly it was more right that this woman be allowed to be a community member. Quindi era ovvio che qui dovevamo fare una eccezione alla regola, perché era più che giusto per questa signora che diventasse membro della nostra comunità. So it's interesting this just this sentence in today's reading. Quindi guardiamo questa frase della lettura di oggi. While following the law, mentre seguiamo la legge, we should always strive to trace it back to its origin. Dovremmo sempre ricondurla alla sua origine, alla sua nascita. And that origin should be the vision of God. E quell'origine dovrebbe sempre essere la visione di Dio. So every law should have that as its goal. Quindi ogni legge dovrebbe avere solo questo come suo obiettivo. For example, the Bible says, thou shalt have no other gods before you.
Per esempio, la Bibbia dice: tu non avrai altri dei eccetto me. Swami explained that two very important points to that law. E Swami spiegò questa regola con due punti, facendo due punti molto importanti. The God is one, and so it was to encourage to encourage or to be concerned about the development of pagan gods. E quindi questo era la prima, era naturalmente che Dio è uno, che le persone dovevano essere incoraggiati a non seguire una grande quantità di dei pagani. But more importantly, it was that we don't place our worldly desires and our worldly attachments before our search for God. Ma ancora più importante era il significato più profondo di non mettere i nostri desideri mondani, i nostri attaccamenti mondani, dare precedenza ad essi a scapito della nostra ricerca di Dio. For example, Jesus said, "Where your treasure is, there will your heart be." Per esempio, Gesù disse, "Là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore." So we don't want our heart to be centered on objects and desires, we want our heart to be centered on God. E così non vogliamo che il cuore si punti su oggetti o desideri, ma su Dio direttamente. So Yogananda taught that the most important objective on the spiritual path is to open ourselves to inner guidance. E Yogananda allora insegnava che uno degli obiettivi più importanti del sentiero spirituale è la capacità di aprirsi alla guida interiore. And so, like we say in our Festival of Light, we choose God. E durante la cerimonia della luce che celebreremo, diciamo sempre: noi scegliamo Dio. And in fact, Swami took that, included that in the festival from a particular part of the Bible. E Swami, nel metterlo come parte, integrarlo nella cerimonia della luce, lo aveva preso da una parte della Bibbia, un passo dalla Bibbia. Because in the Bible it says that the Jews chose God and therefore God chose them. Perché nel Vecchio Testamento dice che gli ebrei avevano scelto Dio e proprio per questo Dio aveva scelto loro. And so one of the most, you might say, the difficult or one of the main obstacles to developing receptivity is our environment. E quello che può costituire l'ostacolo più grande nello sviluppo di questa ricettività può essere l'ambiente. And so, in fact, Yogananda said, environment is stronger than willpower. Infatti, Yogananda diceva, l'ambiente è più forte della forza di volontà. So there you have the need to create organizations and even communities, ashrams, monasteries. Ed ecco che si presenta il bisogno di creare istituzioni, organizzazioni, ashram, comunità, monasteri. And any kind of organization or a group of people, you end up needing to develop codes of ethics or rules or guidelines. E quando invece, poi quando sviluppi, cominci un'organizzazione di qualsiasi tipo, devi anche sviluppare dei codici di comportamento, di linee guida. And that's where spiritual life becomes so difficult. Ed ecco dove la vita spirituale può diventare così difficile. Swami said, if that history could have given us an example of mankind's highest destiny. E Swami dice, era possibile che la storia ci avesse dato un esempio del destino superiore dell'uomo. Because the idea supremo was that from Mosaic law would come, through the law, through the teachings of Jesus, that we would come to divine love and interior love and realization. Perché l'idea era che passando attraverso le leggi di Mosè, poi l'insegnamento di Gesù, saremmo arrivati all'amore interiore, all'amore divina, alla realizzazione divina. But like Swami says, you always have to deal with the dark fog of human delusion. Però come diceva Swami, bisogna sempre confrontarsi con la nebbia scura delle illusioni umane.
Jesus said there were two laws that were most important. Gesù diceva che due delle leggi erano quelle più importanti. Love God with your, and we, again we say this in the Festival of Light. E come diciamo, una di quelle la diciamo anche nella cerimonia della luce. Love God with your whole heart, mind, soul, strength. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. And then to love thy neighbor as thyself. E ama il tuo prossimo come te stesso. So love always is the higher octave. E quindi, come vedi, l'amore è sempre l'ottava superiore. He says love, Swami says love supports the law. Swami dice addirittura l'amore supporta la legge. Love also is above the law. Ma allo stesso tempo l'amore trascende la legge. In fact, love is the ultimate purpose of the law, is what Swami says. In fondo, l'amore è l'obiettivo finale della legge, dice Swami. And this is a good example. E questo è un buon esempio. Jesus said, "He who loves much, much is forgiven." Gesù disse a colui che amava, che ha molto amato, molto sarà perdonato. And Yogananda said, Jesus was exactly referring to the law of you reap what you sow. Of? The law that you reap what you sow. Ok, e qui Yogananda spiega che Gesù si riferisce alla legge che quello che semini raccogli. What Yogananda said Jesus meant is that he who loves much, if you learn to love much, you mitigate the laws of karma of your past actions. Quello che diceva è che se tu impari come amare veramente tanto, le leggi del karma, gli effetti del karma si mitigano. Jesus explained the law many times. E Gesù spiegava la legge in molte occasioni. And the more dramatic is that he said, "He who lives by the sword shall die." By the sword. Un esempio più drammatico è quando dice chi ferisce con la spada perisce con la spada. Ultimately, even karma or the law of you reap what you sow will bring us to God's grace. E nell'ultima analisi, anche il karma, quindi tu raccogli quello che semini, ci porterà alla grazia di Dio. We always sort of have the tendency to think the law of karma, it meters out retribution or discipline. C'è sempre questa tendenza di pensare che la legge di karma è una legge di punizioni o di disciplina. It's more common to think that karma is a punishment. Anzi, è una cosa abbastanza comune pensare che il karma sia una punizione. And it may seem that is a punishment. Può sembrare tale. But we also have good karma. Ma esiste anche il karma positivo. And we realize how really it balances. E così arriviamo a scoprire questo vero equilibrio. All of us, I'm sure, have had dramatic instances in our life where something totally unexpected happens to us, something good happens to us. Sicuramente a tutti noi sarà capitato di avere questi momenti in cui all'improvviso qualcosa di buono ci capita, completamente inaspettata. I was standing, we recently were in America. E siamo stati in America recentemente. I was standing at the store, I was checking out at the store. E stavo pagando quello che avevo, delle cose che avevo comprato in un negozio. I was buying a few things that people had asked me to bring back here. Avevo giusto comprato delle cose, alcune cose che le persone mi avevano chiesto di portare per loro qui, tornando qui in Europa. And I was also trying to get rid of the last bit of my dollars. E cercavo anche di spendere i miei ultimi dollari. And so, but I didn't quite have enough dollars to complete the purchase. Però mi mancavano i dollari per comprare tutte le cose che avevo scelto. And so she said, "Well, you realize that if you're a club member, that
many of these things are half off or two for one sales, and you would have plenty of money then. Ma tu sai forse che se sei membro, se sei socio, molte delle cose che hai scelto le ottieni a metà prezzo oppure due per uno. I said, well, you know, I live in Italy and so I'm not a club member. Allora risposi, vivo in Italia, quindi non sono socio di questa. So she said, oh, well, here. And so she opens the drawer and she has her own card. She is a club member, obviously she works there. And so she uses her card to give me the discount. E quindi lei in risposta apre un cassetto, tira fuori la sua tessera, lei naturalmente lavorando lì era socio, e usa la sua tessera per potermi dare questi sconti. And then the lady behind me goes, oh, I would have given you my card, where in Italy do you live? E poi la signora dietro dice, no, ma io posso farti usare la mia carta, dove vivi in Italia? And then the man behind her goes, yeah, I would have given you my card. E dietro ancora c'era un altro uomo che dice, no, ti do la mia. It was a beautiful expression of just kindness and an example of harmony and goodwill. Era un esempio così bella di gentilezza, di armonia, di buona volontà. But the more we live in the love of God, the more we realize the law manifests in that way. Però più viviamo effettivamente nell'amore di Dio e più scopriamo che la legge si manifesta proprio in questo modo. So I wanted to also read one other thing that Swami has included in this particular scriptural reading. Volevo ripetere un'altra cosa che Swami ha incluso in questa lettura delle scritture. He said, during the early years of Christianity, the importance of a personal relationship with God was widely known. Dice, durante i primi albori, diciamo, del cristianesimo, era ben conosciuto l'importanza di sviluppare un rapporto intimo, personale con Dio. And it was especially taught by the Gnostics. E questo insegnamento fu soprattutto riportato dagli Gnostici. But the early church was already moving toward the idea of loyalty to the institution and developing large congregations. Però già la Chiesa all'inizio stava già andando nella direzione di sviluppare istituzioni, lealtà verso la congregazione, verso l'istituto. And of course the creation of dogmas. Naturalmente anche verso la creazione di dogmi. And Swami said the Gnostic suppression was a great loss for the early church. E così Swami dice che la repressione degli gnostici fu una grande perdita per lo sviluppo della Chiesa. Swami often spoke about the importance of law or guidelines also in organizations and communities. Swami spesso parlava dell'importanza di leggi, di linee guida anche nelle organizzazioni e delle comunità. Because when we live together, there does have to be certain rules or certain aspects of conformity. Perché vivendo in comunità insieme ci devono essere certe regole o comunque di conformità per poter vivere insieme in conformità. So inner communion and rules, organizational rules or guidelines are both necessary. Quindi la comunione interiore e le regole o le linee guida organizzative sono entrambi necessarie. And the human tendency, Yogananda said, is to overregulate once you have a group of people together. Però Yogananda dice la tendenza è che una volta che un gruppo si è formato, che nasce la tendenza di creare un eccesso di regole. So Yogananda's solution was rather than a monastery or a ashram is to develop spiritual communities. E quindi la soluzione di Yogananda era di invece di rimanere nelle leggi grandi di organizzare delle comunità spirituali più piccole. To create an environment that supports our spirituality. Di creare un ambiente a supporto, a sostegno del nostro della nostra crescita spirituale. And that is not only the challenge of churches today, but it is especially the challenge even here at Ananda.
E questa rappresenta una sfida non soltanto delle chiese nel mondo moderno, ma anche per noi qui ad Ananda. We have rules. Sì, abbiamo delle regole. We have guidelines that are supposed to help us not err on the side of being overly institutionalized. Abbiamo delle linee guida che però ci devono anche aiutare di non fare l'errore di diventare troppo istituzionali. People are more important than things. Swami used to say that over and over again. Per esempio, un principio base è le persone sono più importanti delle cose, e Swami questo principio lo ripeteva sempre. Swami had a clear vision of that. Swami possedeva una visione chiara di questo principio. He would even allow certain managers, certain people in leadership to err to the point where it cost Ananda money. Per esempio, lasciava perfino che certe persone in una posizione di leadership, dirigenti, eccetera, facevano degli errori, commettevano degli errori fino al punto anche di causare delle perdite di soldi. If he saw that the growth for the individual was positive. Se lui vedeva che in questi leader c'era comunque avveniva un processo di crescita positivo. We have laws, spiritual laws, even Mosaic laws that are very dharmic but have their roots in higher spiritual values. Ci sono delle leggi anche mosaiche che sono molto dharmiche, che hanno le loro radici in dei valori spirituali. I shall not covet or steal. Non desiderare quello che degli altri, non rubare, per esempio. To not covet means that we are centered in ourselves, that we don't look outward from ourselves in hopes of achieving what our neighbor has. Questo significa che siamo centrati dentro di noi, che non abbiamo bisogno di desiderare da altri qualcosa per sentirci meglio. We should be centered in ourselves. Dovremmo essere sempre centrati nel nostro sé. We should be opening our mind's eye in open to the light of God. Dovremmo avere l'occhio della mente sempre aperto verso la luce di Dio. And that's what the law should bring us to. Ed ecco dove la legge ci dovrebbe portare. And you see that it is a challenge. E vediamo che effettivamente costituisce una sfida. And it is a challenge mostly because we as individuals still are caught in human delusion. Ed è una sfida proprio perché noi come esseri umani abbiamo la nostra parte di illusioni umane. The frustration often here at Ananda developing this kind of community. C'è una frustrazione che può emergere spesso quando si cerca di sviluppare una comunità come la nostra. Is that we need to allow everyone to grow at their own pace. È che c'è il bisogno di permettere ad ognuno di crescere nel proprio ritmo. And all of us are caught in the dark fog of human delusion. Perché tutti ancora abbiamo la nostra parte nelle tenebre, diciamo, della illusione umana. Swami said, if we all could see the inner light, you wouldn't need any rules. Swami diceva, se potessimo tutti vedere la luce interiore, non avremmo avuto bisogno di regole. We would all know how to act dharmically. Tutti sapremmo subito come agire in modo dharmico. Yogananda once said to an audience just like this. Una volta Yogananda parlava ad un pubblico come questo. If you could only see how beautiful you all are, he said. Se potessi vedere soltanto quanto siete belli. You're all divine light. Siete tutti fatti di luce divina. And over Yogananda tried to hold that high standard. E sempre di nuovo Yogananda teneva alta questa norma, questo standard. He said, not only are we individual entities or individual manifestations of light. Non soltanto siamo manifestazioni di luce come individui, come entità individuali. But so is all of God's creation. Ma tutto il creato di Dio lo è. Once he said, he was in ecstasy and he said, oh, Divine Mother, how beautiful you are.
Una volta in profonda estasi disse: "Quanto sei bella, Divina Madre." And then again he said to those that were with him, "If you could only see that light." E poi disse di nuovo a quelli che erano con lui: "Se soltanto poteste vedere quella luce." If we pick up our lives by that knot, se noi prendiamo la nostra vita da quel nodo lì, if we're dedicated to opening our inner realization to the presence of God's light, se siamo dedicati, se ci dedichiamo all'apertura della realizzazione interiore alla luce di Dio, and Master spoke, Yogananda spoke so strongly sometimes, perché Yogananda parlava a volte con una tale forza. He said once, I heard the recording, get behind even the light of the atoms. E diceva, per esempio, con molta forza, vai oltre perfino la luce degli atomi. He said, God's expression of universal bliss is his creation. Perché lui diceva, l'espressione divina della beatitudine universale è il creato di Dio. And every aspect of spirit is ours to commune with. E ogni aspetto quindi di questo spirito è nostra, per la nostra comunione interiore. And there are laws and guidelines that we need to follow to realize that. E sì, ci sono delle leggi e linee guida che dobbiamo seguire per poter arrivare a questa realizzazione. And sometimes the laws seem like a nuisance. E a volte le leggi possono anche sembrare una seccatura. And it may even be because you actually don't need that law. Può essere una seccatura anche perché forse in fondo tu non ne hai bisogno. Because in fact Swami said once you perceive the light of spirit, the need for those kinds of guidelines and laws drop away. Perché Swami diceva, una volta che hai visto quella luce dello spirito, decade il bisogno di queste regole e queste linee guida. In fact, Yogananda very humorously said, e Yogananda con molto umorismo disse, that's why many saints are so misunderstood. Ecco perché molti santi vengono fraintesi così tanto. Because they often don't behave in a manner that we would expect. Perché non si comportano in una maniera che noi ci aspetteremo da loro. I remember reading about a saint who would during his discourse would throw things at people. Mi ricordo la storia di un santo che durante un discorso cominciava a buttare degli oggetti verso le persone. They would know your thought. They can know your thoughts. Loro conoscono i tuoi pensieri, li percepiscono. Or if you were wandering, he'd wake up. if your mind was wandering. Oppure se ti distraevi, lui ti diceva svegliati e ti buttava. Intuition is how we give birth to seeing that inner light. E l'intuito è proprio il modo che dà nascita alla nostra visione della luce interiore. And it means following certain guidelines and certain precepts. E questo nasce quando seguiamo certi precetti e certe linee guida. When Jesus said, "If thine eye be single, thy whole body shall be full of light." Quando Gesù dice, se il tuo occhio diventa singolo, tutto il tuo corpo si colmerà di luce. It's not that easy. Non è così facile. It's not that easy for your eye to be single. Non è così facile perché tutto si concentra sull'occhio singolo. And every one of us who have tried to accomplish that knows how unruly the mind is. Perché tutti quelli che cercano di arrivare a questo sanno, sperimentano quanto sregolata può essere la mente. And so there are other spiritual practices that help us develop that kind of concentration. Infatti ci sono delle pratiche spirituali che ci aiutano ad arrivare a una tale concentrazione. So the most important thing, the most important message I'd like to leave you with this morning. Quindi, il messaggio più importante con cui vi vorrei lasciare questa mattina is that this whole world and the whole scope of our lives, che tutto questo mondo, tutto lo scopo della nostra vita,
is meant to bring us to divine bliss. È soltanto quello di farci arrivare alla beatitudine divina. And so when we see terrible war, e vediamo quindi delle guerre terribili, and we see death of children, vediamo bambini che muoiono, when we see accidents, incidenti, and environmental disasters, disastri ambientali, it's partly only because we're looking at that. E soprattutto questo lo vediamo perché stiamo guardando questo. Because the masters teach that there is duality in this world, certainly. Perché i maestri insegnano effettivamente che c'è la dualità nel mondo. And for everything that seems dark and terrible, there is beauty and love, light, and even bliss. Per infatti per ogni cosa che sembra oscura e terribile esiste anche l'altro lato della bellezza, l'amore e la beatitudine. And for that reason the Gita teaches don't give too much emphasis, too much emotion to the things that you see of this world. Ecco perché la Gita, Bhagavad Gita, insegna di non dare troppa enfasi, di non attaccarsi emotivamente troppo alle cose che vediamo nel mondo. Anchor yourself in God. Radicati in Dio. It's true, he created it. Lui l'ha creato, è vero. Yogananda said, I've scolded God for making this, for creating this delusion. E Yogananda dice, infatti ho sgridato, litigato con Dio per aver creato questa illusione. And always he said, God gives me the same answer. Ma ogni volta lui dice, Dio mi dà la stessa risposta. He says, tell them to find me in the light. Di loro di trovarmi nella luce. That's the purpose of this whole dream of creation. È l'unico scopo di questo sogno della creazione. For us to wake up in God's light. È quello di per noi di svegliarci nella luce divina. And that's my wish for you all. E questo è il mio augurio per tutti voi. Grazie. È veramente alto. Grazie Anand per queste parole.